E appena terminato l'incontro di calcio fra Matese e Avezzano, conclusosi con il risultato di 1-0 per gli ospiti, con un gol negli ultimi minuti che ha del paradossale mai visto in tanti anni di calcio. Comunque andiamo a vedere e a sentire le opinioni del dirigente Ercole Di Baia. Risultato, diciamoci la verità, bugiardo, e poi con quel fattaccio finale, che è successo? È un infortunio, si deve verificare meglio. Predominio dell'Avezzano il primo tempo e grande voglia e predominio del Matese il secondo tempo, con i cambi di Urbano la squadra ha inciso, probabilmente c'era pure un rigore, un'ottima partita, purtroppo quell'infortunio non ci ha fatto prendere punti. Ecco, ma tu che cosa hai visto in quell'episodio? No, dalla tribuna non è che puoi vedere tanto, c'è stato uno scontro tra Guarino e il portiere, poi la palla stava a terra, insomma non è intervenuto il massaggiatore e ha messo la palla a terra e lui non lo so perché devi stare lì, devi vedere l'arbitro che ha deciso se ha fischiato o non ha fischiato, qui con la confusione degli ultras non è che si sente il fischio che... No, dispiace perché è un'ottima partita, un'ottima inquadratura da parte del mister e purtroppo non racimoliamo niente. Allora, da tecnico e da tifoso, che partita è stata questa? Poi con quel rebus finale del gol. Una partita indubbiamente da 0-0, che sarebbe stato un punto fondamentale oggi, visto che veniva con il punto di domenica in trasferta. Equivaleva a una vittoria per il Matese, che onestamente tutto poteva pensare tranne di perdere oggi. Queste sono di quelle situazioni che hanno dell'incredibile, insomma, non si può perdere. Io non ho mai visto una cosa, un gol del genere, ma su tutti i campi di calcio. Tu? Un errore tecnico, sì, no, ne ho visto uno su palle non restituite alla squadra avversaria, poi magari la palla messa direttamente in porta, ma questa ha dell'assurdo, mai vista una cosa del genere. Il gol tutto sommato è regolare. Il gol è regolare. Però bisogna vedere, perché se non c'è stato fischio d'arbitro e non c'è stato, l'arbitro purtroppo ha ragione, ha visto la palla in rete e ha convalidato.